Ciao, sono Graziano. Ciao, sono Ilaria. Ciao, sono Alfredo. Siamo i Free Theater Group e, come vi renderete conto velocemente, siamo tutte e tre toscane. Pertanto, perdonate le nostre sfumature linguistiche e concentratevi sulle tecniche che vi faremo vedere. Un buon lavoro. Bene, iniziamo. Come avete visto nel libro, nelle fotografie di Ariel Aranaudio, abbiamo iniziato il nostro laboratorio a Zanzibar disegnando dei pesci. Quello del disegno può essere un ottimo gioco, un ottimo strumento per iniziare il lavoro con un gruppo. Perché? Cosa consiste questo disegno? Consiste nel chiedere ai partecipanti di disegnare. Noi abbiamo usato un pesce perché poteva essere un simbolo importante per il lavoro sull'acqua che avevamo intenzione di fare, ma può essere un albero, può essere qualsiasi cosa adatta al gruppo e alle circostanze. L'importante è che ognuno disegni qualcosa di bello per lui, non di bello in senso assoluto e artistico. Se è un pesce, disegno un pesce che mi piaccia, un pesce che possa essermi simpatico, un pesce che magari ho pescato qualche volta, un pesce che mi appartenga. Questo è importante per me, perché inizio a esprimermi come creatore artistico, perché il teatro immagine in particolare, il teatro dell'oppresso in generale, restituisce a ognuno di noi questa possibilità. E poi è importante perché il disegno che io vado a creare verrà donato a un altro partecipante, che può essere conosciuto o assolutamente sconosciuto, in un simbolico passaggio di mano fra più partecipanti possibili. Ogni conduttore sceglierà il tempo opportuno da dedicare a questo esercizio. Quindi il mio pesce iniziale, mano a mano che andiamo avanti, andrà a rifinire in mano di qualche altro partecipante di questo laboratorio che sta per iniziare. Bene, cosa succede? Dopo il tempo stabilito, il conduttore interromperà questi passaggi di mano in mano dei disegni e ogni partecipante si troverà con un pesce, in questo caso diverso dal proprio e di cui non conosce l'autore o l'autrice. È importante che, formando un cerchio tra i partecipanti, ognuno si presenti ricordando a tutti il proprio nome, che è sempre utile, e mostrando il pesce che ha davanti, cercando di elogiarne almeno una qualità. Questo è molto importante perché l'elemento del giudizio è qualcosa che in molti gruppi interrompe in maniera brusca l'energia, è qualcosa che si fa sentire in maniera estremamente pesante. Invece noi con questo disegno che presentiamo cerchiamo di allenarci a trovare qualcosa di buono, qualcosa di positivo, qualcosa di interessante, qualcosa che ci piaccia, fosse anche una piccola espressione del pesce, nel nostro compagno e nella nostra compagna. Qualcosa che porteremo avanti nel corso di tutto il laboratorio. Qualcosa che ci tornerà molto utile quando andremo a lavorare alla fine del laboratorio con le immagini di oppressione. Vediamo un po' come funziona. I nostri splendidi pesci sono stati realizzati e a questo punto il conduttore raccoglie i pennarelli e invita il gruppo a spostarsi nello spazio scenico che li accompagnerà per tutto il laboratorio, a prendere confidenza con il teatro, la palestra, la piazza, che sia, e mentre ci muoviamo liberamente in questo spazio, se incontriamo qualcuno che non conosciamo ancora, gli doniamo simbolicamente il nostro disegno e riceviamo il suo, magari scambiandoci il sorriso. Ovviamente questo è solo un esempio, noi siamo in tre, immaginatevi un gruppo di 20, 30, 40 persone e un tempo più prolungato per ricevere e donare i nostri disegni. Mettiamo che io finisca con questo splendido pesce, lo presenterò al gruppo dicendo: sono Alfredo, ho ricevuto questo pesce che non so chi abbia fatto, ma chiunque l'abbia fatto si vede che è un
grande artista, una grande artista, questo pesce ha un'energia veramente potente insieme a uno sguardo simpaticissimo. L'importante è che ognuno trovi qualcosa di sincero da poter apprezzare nel disegno ricevuto dall'altro. Disegnare pesci, che bel disegno in nome della tecnica che avete appena visto. Però il disegno può essere sì un modo per iniziare un gruppo, come abbiamo appena detto, ma può essere anche un modo per completarlo, un gruppo. Quindi anche se siamo soltanto all'inizio di queste schede video, vale la pena vedere come potreste chiudere un laboratorio di teatro complesso, di teatro dell'immagine, continuando a usare il disegno. Un disegno che non è più un disegno individuale, ma è un disegno collettivo, un disegno fatto a più mani. Un disegno che sta a simbolizzare il percorso svolto da un gruppo che parte dall'individuale per arrivare a una dimensione comunitaria. È incredibile come un disegno fatto, nel nostro caso a Zanzibar, a 30-40 mani, un pesce, riesca ad avere una propria armonia, una propria coerenza, una propria espressione artistica forte. Vediamo adesso un piccolo in studio, diciamo così, come funziona questa tecnica. E così via, fino a che chiunque, qualsiasi partecipante del nostro gruppo abbia contribuito alla creazione di un disegno collettivo che resti a testimoniare il percorso svolto da un gruppo, da un insieme di persone, da una comunità. Questo esercizio si esegue di solito all'inizio di un laboratorio. Perché? Perché è importante conoscerci e quindi consiste nell'associare proprio nome ad un gesto. Alfredo. Ilaria. Questo è un primo esempio per mettere in evidenza come ci si appropria del teatro sostanzialmente, utilizzando il linguaggio corporeo. Questo esercizio è importante anche perché è più facile ricordarsi i nomi dei partecipanti al laboratorio perché viene associato il proprio nome ad un gesto corporeo e quindi c'è l'immagine che facilita questa associazione. Questa serie di esercizi, di tecniche, di giochi può essere usata all'inizio di un laboratorio, ma può essere usata anche in fasi successive. Gli scopi principali di queste andature sono quella di sciogliere in qualche modo il nostro corpo. Boal diceva demeccanizzare, sciogliere le meccanizzazioni che ci portiamo dietro. Per farlo possiamo, tra i tanti esercizi, camminare, semplicemente camminare, ma facendo in modi diversi dal nostro abituale modo di camminare. Per esempio camminando sui bordi esterni dei piedi, soltanto sui talloni, di camminare in modi appunto diversi dal consueto che permettano anche di mettere in moto altri muscoli, perché no, camminare anche con una gallina, cioè tutta l'andatura degli animali, camminare con un granchio, camminare con un cammello, camminare con un elefante. La fantasia non ha limiti e camminare anche in situazioni magari divertenti che aiutano a alleggerire e a instaurare un clima di gruppo più allegro. Per esempio, che ne so, potreste inventarvi la serie delle andature sulle superfici, sul fuoco, su un terreno cosparso di oli e così via. Non ci sono limiti, potete spaziare come volete, sempre con l'accortezza di non osare troppo, di rispettare i corpi dei partecipanti del vostro gruppo, di avere presente eventuali limiti o difficoltà motorie che ci possono essere in qualsiasi gruppo. Fermo restando quindi la cura, la premura, la delicatezza nel proporre questi esercizi, non abbiate limiti alla fantasia. Un elemento importante in questa serie delle andature, come molti altri esercizi di meccanizzazione,
ricordare ai partecipanti, ricordare al gruppo di prestare la massima attenzione al proprio corpo. Quindi se io camminando, come cammino tutti i giorni per andare in ufficio a fare la spesa, utilizzo sempre più o meno i soliti muscoli, camminando in modo diverso, anche dico come abbiamo appena visto, metto in moto dei muscoli che spesso sono addormentati, quindi chiedere al gruppo di fare attenzione a cosa succede, cambiando esercizi, cambiando andature, cambiando tecniche, anche all'interno del proprio corpo. Una serie di esercizi a occhi chiusi. In una progressione ideale del vostro laboratorio abbiamo visto l'introduzione dei giochi di gruppo, la presentazione per esempio col nome e gesto, le andature. Adesso scendiamo più in profondità, iniziamo a interiorizzare certi esercizi e la serie del cieco è l'ideale. È l'ideale anche perché sono esercizi che vanno a, da una parte, aumentare l'attenzione di cui parlavamo prima rispetto al corpo, quindi a notare tutta una serie infinita di elementi che normalmente non osserviamo, ai quali non facciamo caso, e dall'altra vanno a lavorare sulla fiducia all'interno del gruppo. Perché soprattutto negli esercizi a coppia, occhi chiusi, l'elemento fiducia è un elemento importantissimo. Proprio perché sono esercizi in qualche modo delicati, ci sono delle accortezze che vi raccomandiamo di osservare sempre. Una, la più forse banale, ma che banale non è, sono i momenti di passaggio, cioè quando da occhi chiusi riapriamo gli occhi o quando da occhi aperti iniziamo a chiuderli. Prendetevi tutto il tempo, offrite al vostro gruppo tutto il tempo necessario, perché questi passaggi non siano bruschi. Siccome nessuno di noi è un pipistrello e non è abituato a muoversi nello spazio occhi chiusi, è bene iniziare questa serie con molta calma, molta attenzione, molta sicurezza. Per questo proponiamo al gruppo di tenere delle posizioni che aumentino la sicurezza personale e quindi la fiducia. Sono quindi quattro posizioni, rifatele un attimo in sequenza. 1, 2, 3, 4. Ognuno scelga quella che fa sentire lui o lei più rilassato nel muoversi nello spazio, appunto, occhi chiusi. La prima fase della serie del cieco consiste semplicemente nel muoversi molto lentamente nello spazio in cui andiamo a lavorare, ad occhi chiusi, in una delle posizioni di sicurezza. Vediamo. Vedetevi pure adesso. Stop. Lo stop è un comando importante che il facilitatore deve usare in questi esercizi a occhi chiusi. Chiama lo stop più volte durante l'esercizio per permettere al gruppo di entrare con maggior gradualità nella serie di esercizi che non prevedono l'uso della vista. Chiama lo stop quando magari le persone possono andare vicino a un pericolo, a una colonna, a qualcosa di spigoloso. Chiama lo stop per consentire anche al gruppo di notare quello che sta cambiando all'interno del proprio corpo. Pronti? Lentamente, gentilmente, occhi chiusi e via, camminare nello spazio. Stop, osservate quello che succede dentro di voi, via, stop, via, stop, lentamente, riaprite gli occhi. Ovviamente i tempi di questo esercizio non sono quelli che avete appena visto, le schede sono una guida, un esempio di quello che poi dovrete fare nel laboratorio. Starà al conduttore, a ognuno di voi, scegliere i tempi giusti per il proprio gruppo. Quindi senza fretta, ma sempre con la massima attenzione all'energia, alle esigenze, alle necessità del gruppo. Chiediamo ad ognuno di scegliere un punto nello spazio di lavoro, può essere su una parete, può essere sul pavimento, può essere ovunque nell'ambito dove il gruppo si sta
esprimendo, sta facendo il proprio laboratorio, di scegliere un punto, di memorizzare il tragitto ideale che mi porta dalla mia posizione di partenza all'interno del gruppo a raggiungere quel punto, che può essere in questo caso, in questo esempio, un punto su una parete, memorizzarla, cercare di immaginarmi che ad occhi chiusi dalla posizione attuale possa raggiungere quel punto e poi, con segnale del conduttore, farlo mantenendo le stesse posizioni di sicurezza che abbiamo visto prima. Il mio punto è questo. Una volta che Graziano ha identificato il proprio punto, tornerà alla sua posizione originale nel gruppo. Chiudete gli occhi, assumete la posizione di sicurezza e cercate di raggiungere il vostro punto. Via. Quando anche l'ultimo dei partecipanti del gruppo ha raggiunto quello che pensa essere il punto che aveva scelto, il conduttore passerà alla fase delle verifiche. Chiederò quindi a Graziano, dolcemente, di sciogliere la posizione di sicurezza e riaprire gli occhi. E di verificare se il punto che ha raggiunto è quello che aveva scelto all'inizio. È quello? Sì, sì, proprio questo. Graziano è ormai un professionista navigato in questa tecnica, però può darsi che non tutti i partecipanti del gruppo riescano la prima volta a raggiungere il punto che avevano scelto. In questo caso sentitevi tranquillamente liberi di ripeterlo una seconda volta o anche una terza volta in base alle necessità e energie del gruppo. Abbiamo appena visto il punto, ma come detto all'inizio l'esercizio si chiama il punto, la stretta di mano e l'abbraccio. Quindi ora passiamo alla seconda fase, che è quella della stretta di mano. E in questo caso i partecipanti del gruppo vengono divisi in due file, una di fronte all'altra, a una distanza vincolata e condizionata dallo spazio scenico che abbiamo a disposizione, che non deve essere eccessivamente grande. Le due file, una di fronte all'altra, i partecipanti non sceglieranno più un punto, ma avranno di fronte a loro un compagno o una compagna da idealmente raggiungere e incontrare ad occhi chiusi. Quindi il conduttore darà il giusto tempo ai partecipanti di immaginare il percorso ideale che porterà l'uno a incontrare l'altro, dopodiché chiederà loro di assumere una posizione di sicurezza che questa volta è leggermente modificata, perché dovendo dare la mano all'altro partecipante non sarà più la classica posizione di sicurezza, ma sarà una posizione con la mano distesa morbida, molto morbida di fronte a me. Chiederò quindi ai partecipanti di visualizzare per l'ultima volta il percorso che li porterà ad incontrare il compagno o la compagna, di chiudere gli occhi gentilmente, di mettersi in posizione e via. Naturalmente la distanza che avete appena visto è una distanza molto corta, dettata dalle necessità tecniche di ripresa. E nel vostro laboratorio vero e proprio potrete tenere delle distanze anche maggiori. Sempre bene iniziare da compiti non troppo difficili, quindi una distanza come quella che abbiamo appena visto può essere buona per iniziare, per poi allungarla. Un'altra fase, l'ultima fase dell'esercizio, è quella dell'abbraccio. Ovviamente stessa cosa che abbiamo appena visto per la stretta di mano, invece che andare incontro con la mano verso il nostro compagno, ci andremo nella posizione di sicurezza per poi aprirci in un abbraccio quando pensiamo di averlo incontrato. Se il conduttore, soprattutto nella stretta di mano e nell'abbraccio, vede che due o più partecipanti del gruppo si stanno perdendo, cioè non hanno visualizzato, non stanno andando nella direzione giusta, si senta libero di correggere la loro posizione per rimetterli sulla retta via, sempre lasciando i partecipanti ad occhi chiusi, modificando semplicemente e leggermente la loro direzione. Continuiamo adesso a mostrarvi altri due esercizi che prevedono appunto il mantenere gli occhi chiusi.
A cosa servono questi esercizi? Servono prima di tutto a creare un clima di fiducia tra i partecipanti, ma anche a sensibilizzare il nostro corpo. Le tecniche che vi mostreremo in seguito sono tecniche prevalentemente corporee, nelle quali il verbale è praticamente assente, per cui dobbiamo fare un training sostanzialmente per sensibilizzare il nostro corpo il più possibile e renderlo ricettivo agli stimoli. È un esercizio che prevede due ruoli. Innanzitutto che si esegue in coppia e prevede due ruoli. Il ruolo di una guida e il ruolo appunto di un'automobile. Bisogna che questo esercizio venga eseguito col massimo rispetto e la massima attenzione nei confronti di chi in quel momento è ad occhi chiusi e deve poter fidarsi di chi lo guida. La cosa importante è che innanzitutto venga mantenuta la distanza non così grande tra i due membri della coppia, che venga mantenuta una posizione di sicurezza in maniera tale da evitare situazioni di pericolo e che ci sia il massimo rispetto e la massima attenzione. Adesso, con l'aiuto di Alfredo Ilaria, vi mostreremo come funziona questa automobile cieca. La cosa importante da ricordarsi in qualsiasi momento è che quando viene a mancare il contatto tra la guida e l'automobile cieca, l'automobile deve fermarsi immediatamente ed esattamente nel punto in cui si trova. Se io voglio che la mia macchina vada dritta, non devo fare altro che toccare la schiena. Se io voglio che svolti o a destra o a sinistra, non devo fare altro che toccare la spalla destra o la spalla sinistra. Se io voglio eseguo una retromarcia, non devo fare altro che toccarla sulla nuca. Il prossimo esercizio, il rumore, può essere considerato un'evoluzione del precedente o semplicemente una variazione, perché viene effettuato proprio come l'altro ad occhi chiusi e ha esattamente gli stessi scopi, le stesse finalità, solo che i comandi non sono più mediati dal contatto corporeo, ma vengono effettuati dei richiami sonori. Dunque io ti guiderò facendo questo suono, dandogli un ritmo cadenzato. Pronta? Proseguire dopo la serie ad occhi chiusi può essere quella di proporre la serie cosiddetta dello specchio, o perlomeno una versione rivisitata della serie dello specchio. Si tratta di un esercizio sempre da fare in coppie, con scopi e risultati per certi versi analoghi a quelli della serie del cieco. Uno di fronte all'altro ci muoviamo come se ci specchiassimo nell'altra persona. Un risultato immediato della serie dello specchio è quella di mettere in movimento le parti più dimenticate del nostro corpo. Quindi l'invito che dovremmo rivolgere al gruppo, ai partecipanti, è quello di non limitarsi a specchiarsi nella parte alta, il viso, le mani, la parte alta del busto, ma mettere in moto l'intero corpo. Inizierà Graziano a specchiarsi in Ilaria. È importantissimo che raccomandiate al vostro gruppo in questa fase di muoversi con una lentezza esasperata. Allora sarà più facile seguire. Poi, man mano che diventate più abili, potete anche aumentare la velocità. Qui c'è una sorta di specchio immaginario che non si può
oltrepassare, se no si rompe. Quindi va bene arrivare a distanza anche molto ravvicinata, ma senza toccarsi. Vediamo. Andiamo avanti così altri pochi secondi, poi io darò il cambio. È importante che quando inizia Ilaria a assumere il ruolo di guida, un eventuale osservatore esterno non si accorga che c'è stato un cambio di ruoli. Quindi che questo passaggio venga fatto con molta armonia, senza soluzioni di continuità. Avete visto che facciamo fatica a distinguere chi è la guida e chi è che segue, quindi il cambio è avvenuto alla perfezione. Ora andiamo avanti ancora un po', poi al mio nuovo cambio non ci sarà più uno che conduce e l'altro che segue, ma sarà una cosa più spontanea, molti la chiamano osmosi. Sarà un po' Ilaria, un po' Graziano che si daranno il turno in maniera appunto libera e spontanea in questa sorta di danza dello specchio. Quindi è veramente difficile capire chi è che conduce, chi è che segue, o vedere quando è il momento di uno e dell'altro. E è così che deve essere. La fase successiva e ultima di questa fase, di questo esercizio dello specchio, è l'ennesimo cambio e lo specchio in qualche modo si rompe. Quindi continuano a condurre e seguire simultaneamente, dandosi un cambio non verbale, non comunicato. Però invece di continuare a farlo su un'unica fila, immaginate il vostro gruppo, due file una di fronte all'altra molto numerose, queste file si possono rompere, lo specchio si rompe e si può muovere nello spazio scenico a disposizione del gruppo. Lo specchio si rompe. Inizia a muoversi nello spazio. Ok, stop, grazie. E mano a mano che lo specchio si muove nello spazio, può essere utile inserire un elemento musicale, in modo che questo esercizio, questo gioco si trasformi anche in una specie di danza, dove la coppia si esprime in maniera molto libera e mantenendo la propria sincronia. Inizialmente partiamo da una situazione di coppia, però questo non vieta di poter evolvere, di poter variare l'esercizio poi anche in relazione a più persone. Comunque la partenza è appunto in coppia. Anche in questo caso c'è una persona che guida, quindi propone delle cose, e una persona che invece è più ricettiva. Lo scultore ha a disposizione una creta, sostanzialmente, una creta che però è definita sensibile, una creta intelligente, nel senso che mantiene le posture e le posizioni che vengono proposte dallo scultore.
La cosa importante da sottolineare ancora è appunto la dimensione del rispetto, la dimensione comunque della non invadenza e quindi di proporre delle cose che non siano troppo stressanti sia a livello emotivo sia a livello corporeo per l'altra persona. Quindi questo è un aspetto sempre da tenere in considerazione. È una carica sensibile appunto perché comunque sia questo esercizio viene fatto fra due persone, per cui una persona mentre viene scolpita, vista anche la stretta connessione tra mente e corpo, si va a toccare anche tutto quello che è l'aspetto emotivo della persona e quindi ci vuole molta attenzione. Entriamo adesso nel dettaglio di questa tecnica appunto dello scultore e della creta. Con l'aiuto di Alfredo e di Laria andiamo a vedere come si esegue questo esercizio. Alfredo in questo caso sarà lo scultore e quindi non dovrà far altro che scolpire Ilaria. Il tema è libero, cioè nel senso Alfredo in questo caso ha la libertà di poter dare ad Ilaria la forma che vuole. Ovviamente restano fermi i punti che abbiamo già detto, quindi non fare assumere posizioni troppo stressanti e rispettare completamente la sensibilità di Laria. In questo caso si deve poter permettere alla creta, se percepisse della stanchezza o delle difficoltà fisiche, di poter sciogliere la propria postura e di potersi riposare per poi riprendere tenendo comunque sia i ritmi, i tempi che la coppia in qualche maniera deciderà. Questo appunto è una breve dimostrazione di come funziona questo esercizio. Adesso permettiamo all'aria di sciogliere la propria postura. Da aggiungere in più c'è anche la possibilità di poter, da parte del conduttore, dare delle indicazioni. In questo caso la scultura era completamente libera, Alfredo aveva la possibilità di plasmare la creta Come nella maniera che riteneva migliore o appunto a seconda dell'intuizione che aveva nel momento, ma il conduttore può anche decidere di dare delle indicazioni, ad esempio scolpire il corpo dell'altra persona come se fosse un animale, come se fosse un'emozione o qualsiasi cosa possa inserirsi in questo percorso. Soltanto un'ultima precisazione. In questo tipo di tecnica il verbale deve essere inesistente perché le comunicazioni passano solamente a livello corporeo. In questo caso, per esempio, se io voglio dare la direzione allo sguardo della mia creta, non posso dirglielo a voce, non posso usare le parole, per cui devo indicargli il punto dove voglio che la mia creta guardi. Un metodo, per esempio, può essere questo. Quindi catturare con le dita lo sguardo della mia creta e direzionare lo sguardo in un punto. Ma per esempio ci possono essere anche altre maniere, per esempio questa. In questa maniera io posso direzionare lo sguardo nel punto esatto in cui voglio che vada. Un'ultima precisazione riguarda l'espressione del volto. Lo scultore può dare un'espressione al volto e può farlo, per esempio, utilizzando questa modalità, mostrando alla creta l'espressione del suo volto in modo che la creta possa specchiarsi. Quindi è una forma di emulazione,
sostanzialmente. Quindi non rimane altro che posizionarsi di fronte alla terra e assumere un'espressione facciale. È sempre un esercizio che si svolge in coppia, dove le immagini, le posture corporee si susseguono in una sorta di ping pong. Quindi una immagine apparentemente chiara e definita può essere completamente stravolta dall'intervento del partner. Intervento di un certo tipo, non modificando più, come nell'esercizio precedente, la postura del compagno, ma completandola con il proprio corpo, aggiungendosi con il proprio corpo. Vediamo in che modo. Normalmente iniziamo questo esercizio, che abbiamo detto si chiama il completa l'immagine, da una posizione di partenza definita. Per esempio potrebbe essere questa postura. Alla domanda al pubblico, al gruppo, cosa leggete di fronte a questa mia posizione, molti senz'altro di voi potrebbero leggere un uomo con una pistola. Potrebbero esserci anche mille altre letture e andrebbero tutte bene, perché non ce n'è una giusta e una sbagliata. Però, così per spiegarci, possiamo partire da questa immagine che potrebbe essere appunto letta come un uomo con una pistola. Vediamo come l'intervento di Graziano, senza modificare la mia postura, ma completandola attraverso il suo corpo, può confermare, rafforzare questa immagine, il significato iniziale di questa immagine, oppure stravolgerlo. Vediamo cosa porta Graziano. Adesso probabilmente questa non è più una pistola, ma potrebbe diventare, che ne so, per esempio un accendino. Lui rimane come congelato in immagine, io mi sciolgo, faccio un giro, guardo cosa mi ispira la sua postura e la modifico aggiungendo il mio corpo. Di nuovo il significato cambia. E così via, Graziano esce, io resto congelato. L'importante è che questo ping pong sia molto veloce, senza pause eccessive, e per non gravare troppo la posizione del compagno che è in scena, e per non far sì che sia la nostra mente che pensa, ma il nostro corpo che si esprime. Teoricamente fino all'infinito, in realtà il completa l'immagine si può completare a sua volta aggiungendo altre persone dal gruppo, quindi non più limitato a due persone, ma a 3, 4, 5, 6, fino a costruire un'immagine collettiva che inizia a raccontare delle storie, perché adesso quello che conta nel teatro immagine è iniziare a raccontare delle storie. Il teatro dell'oppresso, come dice il nome, ha a che fare con oppressioni, possono essere piccole difficoltà, un semplice problema, fino a un'oppressione grandissima e molto pesante. Quindi è importante abituare il gruppo a esplorare le oppressioni che hanno intenzione di mettere in scena sotto forma di teatro immagine, in questo caso con altre tecniche. Abituarlo nel senso di fargli fare qualche esercizio in più per permettere al proprio corpo di esprimersi liberamente. L'immagine della parola funziona semplicemente con il conduttore che a voce alta dà un'indicazione, una parola. Il gruppo farà senza pensarci, è importante che, come diceva prima Graziano, il verbale si assente da questa fase, ma anche il più possibile il pensiero razionale. Quindi in maniera molto immediata e spontanea il gruppo assumerà immediatamente la parola chiamata dal conduttore. Vediamo come. Sole. Scegliete. Paura. Scegliete. Galline. Scegliete. Acqua.
penne congelate in immagine, è importante che l'immagine sia statica, come avete visto ora. Ci vedete pure? In tutti questi esercizi bisogna cercare di evitare il minimo. Se io voglio lanciare un coltello, voglio per esempio pugnalare, per scherzo, Ilaria, e faccio questa immagine qui, il mimo scopre troppo del significato. Il mimo diventa una sorta di film, dà già una lettura molto univoca al gruppo, che è quello che vogliamo evitare, perché noi ci interessano le mille possibili letture di un gruppo rispetto a una tematica come l'oppressione. Quindi dobbiamo evitare il mimo, ma semplicemente se decido di mettermi nella posizione dell'accoltellatore, vado e assumo questa posizione in maniera statica. Può darsi che qualcuno lo legga come uno che accoltella o in un altro modo, e è questo che ci interessa. Le immagini fluide ci consentono di costruire delle situazioni, quindi entrare ancora di più in questo contesto. Come viene, diciamo, sviluppata questa tecnica? Innanzitutto, se abbiamo un gruppo numeroso, non dobbiamo fare altro che suddividere il gruppo in altri sottogruppi, da un minimo di 4 persone a un massimo di 8, sostanzialmente. All'interno dei sottogruppi viene assegnata una numerazione progressiva, per cui ogni persona verrà assegnato un numero. A quel punto il conduttore assegna un tema, un qualsiasi tema. Il compito del sottogruppo è costruire una situazione. In che maniera? Uno per volta i partecipanti entreranno all'interno dello spazio scenico e assumeranno un'immagine. Progressivamente l'immagine prenderà corpo attraverso l'intervento di tutti i partecipanti. Il primo passaggio consiste nell'assegnare una numerazione ai componenti del gruppo. In questo caso numero 1, numero 2, 3 e 4. Una volta assegnata la numerazione, il conduttore propone un tema. La situazione, per esempio, di una spiaggia. 1, 2, 3, 4. Vediamo adesso un altro esempio. Il concerto rock. Il passaggio successivo nella tecnica delle immagini fluide prevede la dinamizzazione. Vediamo adesso, prendendo ad esempio l'immagine del concerto rock, come funziona. Inseriamo per prima cosa un gesto ritmico e poi inseriamo anche un suono. Inserite adesso un movimento. Ok? Inserite adesso, insieme al movimento, anche un suono. Yeah! 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 Ok. Adesso eseguite il movimento e il suono seguendo il ritmo e seguendo i miei clap. Yeah! 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 Ok. L'ultimo passaggio di questa tecnica prevede anche il poter chiedere alle
persone che sono immagine il loro pensiero segreto. Stiamo suonando veramente male. Graziano ci ha fatto vedere le potenzialità delle immagini fluide, specialmente con le minimalizzazioni, cioè inserendo il gesto, il suono, il ritmo e un pensiero segreto. Se invece di esplorare la spiaggia e il rock, esploriamo situazioni oppressive, di disagio, di difficoltà sociali, le informazioni che possiamo trarre da questa tecnica sono molto interessanti. Scultore Creta completa l'immagine, immagine della parola, immagini fluide. Sono tutti passaggi che ci portano dentro il mondo del teatro immagine, del teatro dell'oppresso. E speriamo che abbiate colto le potenzialità di ogni singola tecnica. Adesso riprendiamo lo scultore e la creta saltando nei passaggi, arrivando direttamente all'immagine che un ipotetico gruppo può produrre. Neanche troppo ipotetico, perché le immagini che riprendiamo adesso sono quelle finali scelte dal gruppo di Zanzibar. Immagini di oppressione, la prima che vi mostreremo, l'immagine del sogno, cioè di come quell'oppressione con una bacchetta magica potrebbe diventare, non importa quanto irreale, quanto appunto sogno essa sia, e la fase intermedia, cioè come passare dall'oppressione al sogno, come produrre dei piccoli ma significativi cambiamenti che, se non ci faranno raggiungere il sogno, ci permettono comunque di procedere nella direzione di un maggior benessere, di una maggiore liberazione, di una maggiore trasformazione sociale. Vediamo quindi l'immagine di oppressione più o meno come era stata creata a Zanzibar. È stata selezionata in quanto riconosciuta come quella più sentita da parte del gruppo. Chiediamo al gruppo, al pubblico, può essere il gruppo del laboratorio, ma può essere anche un grande pubblico all'interno di un teatro, di dare delle letture, delle sorte di titoli di quello che vedono, perché il regista, il creatore dell'immagine, non spiega niente. Il verbale, come già aveva detto Graziano in precedenza, è completamente assente in tutta la fase del teatro immagine. Inizia a apparire il verbale appunto nella fase delle letture, quando chiediamo al pubblico di dare dei titoli. Bene, la maggior parte delle letture che abbiamo raccolto rispetto a queste immagini coincidevano con una situazione di oppressione che si può riassumere, sintetizzare in questo. Cioè delle persone, come avete visto nell'immagine, che si affollano per ricevere acqua, nel nostro caso erano due sole, anzi erano molto di più, acqua che scende da un rubinetto, che è il loro punto di approvvigionamento, e una persona che resta fuori dal nucleo principale, rimane esclusa. Questo per sintetizzare cosa vuol dire? Vuol dire che le oppressioni che vivono nelle comunità dove siamo andati a lavorare sono oppressioni legate all'approvvigionamento dell'acqua, prima di tutto essere sicuri che quell'acqua lì sia un'acqua sana, un'acqua sicura, un'acqua che non va a creare malattie. Oppressioni legate alla quantità, quindi che quel rubinetto funzioni, non sia rotto, che l'acqua che può uscire sia in un flusso ragionevole. Inoltre oppressioni legate alla carta, all'affollarsi intorno a quel rubinetto che non è gestito in nessun modo. Quindi questa situazione di incertezza rispetto anche all'approvvigionamento. La paura di restare esclusi, come si vede nell'immagine, una persona rimane fuori dal nucleo principale. Ce ne sarebbero anche altre, però diciamo la lettura principale che emerge da questa immagine di oppressione è questa. Come se avessimo una bacchetta magica, ora è il momento di chiedere al gruppo, al vostro gruppo, come noi abbiamo fatto con i nostri, di trasformare l'immagine di oppressione che avete appena visto in un'immagine di sogno, in un'immagine sognata, in un'immagine ideale, ma ancora di più che ideale, senza aver paura che sia magica. Qui si tratta veramente di trasformare un'oppressione in una situazione idilliaca.
possiamo chiamarla immagine ideale, immagine del sogno. Vediamo cosa è stata fatta a Zanzibar. Avete visto, magicamente trasformata un'immagine di oppressione, di scarsità, di preoccupazione, di paura, in un'immagine di abbondanza di acqua, un'immagine dove non c'è più nessun timore di rimanere esclusi, un'immagine dove c'è festa all'interno di un villaggio, perché l'acqua è un elemento indispensabile per la vita all'interno dei villaggi. Quindi un'immagine dove c'è abbondanza, c'è acqua per tutti, acqua pulita, acqua sana, è un'immagine da sola. Vediamo adesso come funziona il passaggio dall'immagine di oppressione all'immagine di sogno. Il protagonista oppresso, che in questo caso era la donna esclusa dal gruppo, utilizzando la tecnica dello scultore Creta che abbiamo visto in precedenza, modifica i corpi degli altri personaggi facendoli assumere la postura che per lei rappresenta il sogno. Noi lo facciamo con velocità, ovviamente questo è un passaggio che nel gruppo viene fatto con molta cura, con molta attenzione e con tutto il tempo necessario. Il passaggio dall'oppressione al sogno. Una volta raggiunto il sogno, il protagonista, questa volta non più oppresso, si aggiunge all'immagine finale entrando a farne parte. Però il teatro dell'oppresso non serve solo a sognare qualcosa che non si realizzerà mai. Il teatro dell'oppresso serve per cercare delle soluzioni praticabili, qui e ora, possibili. Quindi la fase successiva è quella cosiddetta della transizione, che noi chiamiamo un sassolino alla volta. Cioè trasformare l'immagine di oppressione in qualcosa di migliore. Magari anche un piccolo particolare apparentemente insignificante, ma che possa migliorarla. Un particolare dopo l'altro, un cambiamento dopo l'altro, che ci avvicinino sempre di più al sogno, magari anche raggiungendolo, o se comunque non possiamo raggiungerlo, possiamo senz'altro migliorare l'oppressione, trasformarlo. Vediamo adesso com'è possibile. Partendo dall'immagine di oppressione, un protagonista, in questo caso era un protagonista del gruppo, a Zanzibar erano uno dei tanti spettatori del resto del gruppo, guarda l'immagine di oppressione, ci gira intorno, cerca di capire, di entrarci dentro, di immaginare una transizione, un piccolo sassolino che ci avvicini al sogno. In questo caso la modifica che è stata apportata e riconosciuta valida dal resto del gruppo, perché questo è un altro elemento importantissimo, ogni volta che viene apportata una modifica, il conduttore, il facilitatore interroga il gruppo rispetto alla modifica apportata. Pensate che sia valida? Pensate che sia un passo avanti che ci fa raggiungere, ci fa muovere nella direzione del sogno? Soprattutto pensate che sia realmente praticabile nel vostro contesto? Beh, se la risposta è affermativa, allora abbiamo fatto un significativo passo avanti. In questo esempio dell'immagine, dell'ultima immagine che avete visto, il gruppo di Zanzibar l'ha riconosciuta come una fase, uno step importante, percorribile e significativo per migliorare la situazione oppressione acqua. In che modo? Semplicemente l'immagine cosa esprime, cosa sintetizza? Sintetizza un approvvigionamento sano, di acqua sana, quindi in qualche modo controllata, verificata, un approvvigionamento che non sia affidato al caso, a rubinetti che perdono, a rubinetti che sono rotti, danneggiati, ma a una fonte di approvvigionamento sicura, sia nella qualità che nella quantità. Gestita da un fontaniere che sia in grado di eliminare anche tutte le fasi di rischio e di insicurezza rispetto alla folla dell'immagine iniziale. Quindi, riassumendo, una transizione possibile è quella di avere acqua sana erogata con delle regole, nessuno escluso, una persona alla volta. È un passo per il gruppo con il quale abbiamo lavorato, un passo molto importante. Il lavoro con le immagini è un lavoro impegnativo a livello fisico e anche a livello emotivo. Per cui è importante, una volta finita il laboratorio, finita la giornata di lavoro, spogliarsi dei personaggi che abbiamo indossato. E per far questo ci sono diverse maniere.
noi vi proponiamo una di queste maniere, che è quella proprio di togliersi di dosso il personaggio. Questa è una cosa che può essere fatta singolarmente, ma che può essere eseguita anche in coppia. In questa maniera, per esempio. Come se veramente dovessimo togliere dal corpo un vestito, qualcosa che potrebbe appesantirci. Svestirsi delle energie, dei personaggi che abbiamo indossato nel corso del lavoro con le immagini è estremamente importante. È fondamentale che i partecipanti vadano via dal laboratorio alleggeriti, perché molto spesso i personaggi e le immagini che vengono interpretate sono immagini pesanti, di oppressione, e noi lavoriamo per alleggerire le oppressioni, e di conseguenza è bene che le persone escano dal laboratorio non appesantite. Quindi, oltre alla tecnica che abbiamo visto precedentemente di svestizione, ce ne sono altre che invece possono aiutare a togliere la maschera, nel senso di riuscire a rilassare il volto e a togliersi appunto dalla faccia quelle che possono essere delle espressioni o degli atteggiamenti pesanti, oppressivi. Quello che vi proponiamo, per esempio, è questo esercizio. Consiste nel porre una mano all'altezza dell'attaccatura dei capelli e una mano all'altezza del naso, e poi far scorrere le mani nel volto, sul volto, in maniera proprio da togliersi la maschera, come se avessimo un involucro che ci fascia la faccia. L'esercizio che abbiamo visto prima è importante ripeterlo almeno 3 volte, e la cosa fondamentale è che alla terza volta la nostra maschera rimanga lontana da noi, cioè in un gesto proprio di allontanamento. Visto un ipotetico percorso di teatro immagine, un laboratorio che potete replicare con i vostri gruppi dall'inizio alla fine. Fine che, come al solito nel teatro dell'oppresso, è semplicemente un nuovo inizio. Quindi noi possiamo ampliare le riflessioni, il livello di coscientizzazione, di analisi dell'oppressione e di trasformazione che abbiamo appena esplorato con un pubblico più grande del nostro gruppo, con un pubblico più vasto, con una comunità, con degli spettatori o spettatori, come diceva Boano, cioè un pubblico attivo. Perché il pubblico sia attivo e non semplicemente uno spettatore passivo, ma uno spettatore che agisce, spettatore in questo senso, può essere utile iniziare con un gioco famosissimo e classico che si chiama il cerchio e la X, o il cerchio e la croce. Un modo simpatico per abbattere la barriera che di solito si crea in uno spazio teatrale fra i professionisti e il pubblico. Molto semplice, si chiede semplicemente agli spettatori, al pubblico, di iniziare a fare una X in aria. Una X. Di solito, a meno di problemi fisici, impedimenti particolarmente gravi, tutto il pubblico sarà in grado di replicare questo movimento, una X. Dopodiché chiederemo al gruppo di fare un bel cerchio in aria. E anche in questo caso il pubblico dovrebbe seguirci senza grosse difficoltà. A questo punto chiederemo al gruppo di mettere insieme la X con il cerchio. Questo è qualcosa che normalmente non riesce, riesce con difficoltà a noi conduttori, riesce con difficoltà al pubblico. Cosa succede? Succede primo che ci vediamo di nuovo unificati, non ci sono più professionisti da una parte e qualcuno che deve ricevere dall'altro un qualche tipo di verità, ci troviamo riunificati anche a livello corporeo,
cose semplici come una X e un cerchio fatte allo stesso momento diventano difficilissime. Vuoi per le meccanizzazioni di cui abbiamo parlato negli esercizi precedenti, vuoi per la timidezza o per qualsiasi altro motivo. Il fatto di poterci scherzare sopra, normalmente la risata è la prima cosa che emerge quando ci accorgiamo delle difficoltà per mettere insieme questi due movimenti, crea l'inizio di un clima di gruppo, di un clima più rilassato, che è la base per poter esplorare le oppressioni e usare il metodo del TTO, distruggendo una volta per tutte questo confine invalicabile in altre forme di teatro fra il palco, lo stage e la platea, il pubblico. Se cominciando con un cerchio e con una croce, con un cerchio e con una X, e inizierete a coinvolgere il pubblico nell'esplorazione del vostro percorso, delle vostre oppressioni, della liberazione possibile di un gruppo, potete proporre loro di ripetere degli esercizi che avete già fatto all'interno del laboratorio, come completa l'immagine che abbiamo visto prima, o proporre delle transizioni, delle possibili strategie di liberazione, come abbiamo visto lo stesso negli esercizi precedenti. Alla fine, perché ogni performance, ogni spettacolo arriva a un termine, è bene non lasciare il gruppo e il nuovo pubblico in maniera troppo brusca e con il canonico applauso di arrivederci. È bene lasciarci con un'apertura, lasciarci con la convinzione che il processo di liberazione che abbiamo sperimentato all'interno del laboratorio e che in misura minore ma altrettanto forte ha sperimentato il nostro pubblico possa e debba continuare anche al di fuori del teatro, dell'ambiente scenico, del nostro spazio di lavoro. Un modo molto efficace, secondo noi, per diciamo simbolicamente mandare a casa i nostri spettatori è quello della cosiddetta frase di Chopin. Molto efficace perché rinforza l'energia e la fiducia che il gruppo e il pubblico può aver sperimentato rispetto a oppressioni in una maniera comunitaria, in una maniera collettiva, in una maniera che ci coinvolge anima e corpo. La frase di Chopin classica, quella che perlomeno ci ha raccontato Boal, era: abbiamo il coraggio di essere felici. Una cosa che non è purtroppo scontata, ma che è indispensabile se vogliamo lavorare e risolvere, abbattere e trasformare l'oppressione. Allora l'invito è quella di ripetere questa frase insieme a tutto il gruppo, a volte l'abbiamo fatto con centinaia di persone nei nostri spettacoli. Può essere la frase abbiamo il coraggio di essere felici, ma può essere qualsiasi frase proposta dal singolo partecipante, sia al gruppo sia spettatore, una frase magari evocativa, una frase che si avverta all'interno del laboratorio. Noi, per facilità e per abitudine, ripetiamo questa frase qui: abbiamo il coraggio di essere felici. Ma in che modo lo ripetiamo? Lo ripetiamo dandogli un'intensità e un ritmo che in qualche modo possa crescere e unificare il gruppo. Quindi la ripetiamo un pezzo alla volta, tutti insieme, solitamente per la mano. In che modo? Prima spiegavo al gruppo e al pubblico come si fa. Allora ripetiamo: abbiamo tutti insieme, poi abbiamo il, poi abbiamo il coraggio di, e così via fino alla fine. Quando ci sentiamo pronti, lo facciamo cercando di farlo con la massima intensità sia di voce che di emozione. Abbiamo il coraggio, abbiamo il coraggio di, abbiamo il coraggio di essere, abbiamo il coraggio di essere felici.